Flessibilità. Questo serve a un trader. Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale YouTube. Perché flessibilità? Perché se vi ricordate bene, io avevo cominciato a impostare i miei movimenti, la mia pianificazione di trading del 2022, perché poi alla fine un trader non improvvisa nulla, deve pianificare in qualche modo, rivolgendomi secondo quelle che erano state, diciamo, le indicazioni dei dati macroeconomici del 2021, quindi quello che stavamo vedendo, i segnali che stavamo ricevendo dai mercati, dalle economie mondiali, ci dicevano che gli Stati Uniti stavano per entrare in recessione, sarebbero entrati in una fase di recessione, e questo poteva significare ancora una fase molto molto complicata per l'economia americana, soprattutto per il mercato azionario. E ci stavano dicendo che l'Europa sarebbe cresciuta meglio. Non velocemente, non molto velocemente, ma sicuramente non sarebbe entrata nella recessione in cui stavano finendo gli Stati Uniti o comunque l'America del Nord. Questo era il momento in cui io mi stavo, o almeno mesi fa, avevo cominciato a posizionarmi. Poi, ovviamente, è successo quello che è successo. Qualcosa di imprevedibile, forse. O forse per noi, qualcuno magari. Qualche pensierino ce l'aveva già fatto, forse qualcosina se l'aspettava, magari ovviamente così come l'intelligence ci dice che entro 24 ore partiranno gli attacchi, molto probabilmente la stessa intelligence è in grado di avere informazioni più dettagliate su alcune cose, ma non facciamo dietrologia, non è per questo di cui stiamo parlando. La flessibilità in cosa comporta? Comporta che adesso vanno rivisti i piani, anzi. Ho cominciato a rivedere i piani già da subito perché ovviamente a fine febbraio si è scatenato il finimondo e adesso in questi giorni di marzo, dopo aver accusato il colpo, dopo aver cercato di correre ai ripari, sto ovviamente cercando di reindirizzare il timone e tenere la barca nella direzione corretta, che non è estremamente semplice. E in cosa ci sta dicendo il mercato in questo momento? Ci sta dicendo che dovremo affrontare una crisi energetica, che dovremo cominciare ad affrontare una crisi di approvvigionamenti di determinate materie prime, tra cui molte materie prime fondamentali per quanto riguarda l'approvvigionamento decibale, insomma, soprattutto per noi europei, parliamo del grano, parliamo per de noi italiani, del grano, parliamo del mais, tutte materie prime a noi indispensabili per i nostri prodotti di punta, che sono il pane, la pasta e non solo, le farine, quindi capite bene che tutto questo comincia a essere un problema. Quindi, ci si reindirizza con le strategie dove? Verso le commodities, dove c'è ovviamente più possibilità di cominciare di vedere delle crescite, anzi, crescite che ormai sono già partite da tempo, e soprattutto su aziende e su settori che potrebbero essere in qualche modo spinti, potrebbero subire delle spinte da questa situazione, ok? Quindi tutto ciò che riguarda in qualche modo la sicurezza, quindi tutte quelle aziende che lavorano nel mondo della sicurezza informatica e sicurezza ovviamente bellica, tra virgolette, e poi le aziende green, le aziende che in qualche modo sono coinvolte nei processi di lavorazione, idrogeno, vento solare e ovviamente tutto ciò che in qualche modo produce energia, tra virgolette, pulita, ok? E quindi è il motivo per cui io mi sono riposizionato e mi ho continuato a riposizionarmi e mi riposizionerò di nuovo, continuerò a riposizionarmi su questi settori, perché questo è l'importante, questo bisogna capire. Avevo una mia idea, ovviamente che ormai è completamente cambiata, questa situazione sta diventando sempre più complicata, per cui non sappiamo se e quando finirà, soprattutto perché ovviamente non c'è una soluzione immediata a tutto questo, anche se dovesse verificarsi poi un cessate il fuoco, ovviamente ci sarà da discutere per mesi, anni su chi terrà quali terreni, quali territori e come soprattutto, quindi
tutti i danni prodotti da questa guerra andranno in qualche modo poi risanati, quindi c'è tutta una problematica enorme. Detto questo, andiamo un attimino a vedere un po' quello che sono. Qui siamo su Finviz, ovviamente sapete che Finviz ha delle mappe di mercati molto interessanti dove vedete, potete vedere per dire il mercato americano, no? Vi dà uno spunto real time, diciamo, di come stanno andando le cose. Ieri vedete ha un tappeto rosso abbastanza diffuso, seppur alla fine il mercato si è ripreso. Oggi siamo sulla mappa mondiale, vedete che la Cina per esempio sta andando malino, è andata molto molto male. Perché? Perché le parole della Cina di ieri su riguardo al fatto che la Cina dice che è colpa degli Stati Uniti e dell'Occidente, della NATO, insomma, se è scoppiata la guerra, ovviamente non hanno fatto piacere agli americani che già c'è da litigare con gli arabi perché non vogliono trattare sul prezzo del petrolio. E quindi cosa gli hanno detto? Ok, ricordiamoci che le vostre aziende sono listate nei nostri exchange, e quindi la SEC, sa che ha fatto? Ha messo sotto investigazione 5 aziende tech cinesi, facendole praticamente crollare. Oggi hanno fatto tra meno 9, meno 8%, meno 12 qualcuna. Quindi ovviamente questa è una guerra psicologica, è una guerra di nervi e si combatte anche in questo modo sul punto di vista economico. Lo stiamo vedendo, l'abbiamo visto anche con le sanzioni, no? Quali sono gli effetti sull'economia russa, soprattutto con la borsa ormai chiusa da giorni, il rublo che vabbè, sta subendo ovviamente delle ricadute enormi e quindi chiaramente tutto questo diventa complicato. Però, ripeto, quindi in tutto questo, andando a guardarci un po' la mappa mondiale, cioè diciamo che io all'inizio mi ero molto concentrato su l'Europa, perché era quella che mi offriva le maggiori garanzie, più solidità, meno volatilità e soprattutto un'economia ancora in crescita. Ora, chiaramente, le cose possono cambiare un pochino. Sì, allora, c'è da dire che potremmo girarsi verso la Cina, ma la Cina continua ad essere un cliente in qualche modo un po' ballerino, cioè l'affidabilità, la costanza con cui cambiano le cose, l'imprevedibilità ovviamente dello stesso modo di legiferare a livello di economia interna, che abbiamo visto con ricadute enormi su alcune aziende nel corso del 2021, certo non ci dà una grande sicurezza, quindi gioco forza, diciamo, dobbiamo tornare a rivolgerci un po' verso qualche altro mercato. Quindi molto probabilmente gli Stati Uniti alla fine continueranno a essere per il 2022, ahimè, nel senso per come me l'ero immaginata io, ancora un buon mercato, ma potrebbe esserci qualche soddisfazione arrivando anche dal sud dell'America, quindi lo stesso Brasile, che sta comunque performando benino, diciamo, in questo 2022. Insomma, paesi che sono più lontani in qualche modo dal conflitto europeo, perché ripeto, si tratta in questo momento di un conflitto europeo, perché si gioca sul territorio europeo, e poi speriamo che non si allarghi ulteriormente, perché il pericolo ovviamente è che qui qualcuno impazzisca del tutto. Poi ovviamente qua adesso bisogna anche pesare quelle che sono le parole della propaganda, no? Perché c'è la propaganda da una parte e c'è la propaganda dall'altra, perché non è che l'Occidente, l'Ucraina o la Russia, da un certo punto di vista, delle notizie guidate o pilotate siano diversi tra loro, cioè nel senso ognuno tira l'acqua al suo mulino, quindi bisogna fare attenzione anche a queste cose qua. Noi purtroppo la verità la riusciamo a sapere in piccole pillole, in piccole dosi, soprattutto in maniera spesso molto complicata, quindi dovremmo capire, dobbiamo sempre cercare di affidarci, diciamo, alla nostra intelligenza, no? Quindi abbiamo detto commodities, abbiamo detto energia pulita in questo momento sicuramente, abbiamo detto difesa, cyber security ovviamente, perché bisogna proteggersi dagli hackers russi e non,
e poi ovviamente tutto quello che è la difesa militare che, come abbiamo sentito dalle parole sia dell'Unione Europea anche ovviamente dalla difesa americana, il budget ovviamente aumenterà e questo diventerà ancora di più un driver. Detto questo, rimanendo in tema di difesa, passiamo oggi diciamo, a parlare. Mi ero fermato un secondo che ho visto quest'ultima ora qua, Putin pronto ad accogliere volontari che vogliono combattere contro le forze ucraine. Beh, adesso anche Putin cerca di arruolare chiunque, visto che comincia a essere in difficoltà. Dunque, dicevo. In tutto questo, oggi la notizia bellissima, perché è un'azienda italiana e quindi è un nostro fiore all'occhiello, è quella di Leonardo. Leonardo che fa un più 10% stupendo, tra l'altro, e indica che l'azienda è estremamente in salute. Quindi utile più che raddoppiato, torna il dividendo, questo è eccezionale, diciamo, scusate, è molto molto buono. Allora, l'anno è stato chiuso la società di difesa perché Leonardo si occupa appunto di difesa militare, ricordiamo sistemi per elicotteri, aerei da difesa, sistemi anche aerospaziali, tra l'altro in alcuni casi, quindi insomma un'azienda molto molto un gioiellino per quanto riguarda la nostra industria italiana. Quindi ricavi del 5,4% con 14,13 miliardi di euro e di scusate, dell'11%, e inoltre la notizia interessante è che torna a distribuire un dividendo. Leonardo torna finalmente a distribuire un dividendo che sarà molto probabilmente di 0,14 centesimi per azione, e questo è estremamente positivo per questo tipo di azienda. Andiamo a guardarcela Leonardo, perché poi eccola qua. Qui siamo adesso sull'euro-dollaro perché stavo facendo alcune considerazioni che poi guarderemo, però andiamo a guardarci un attimino Leonardo. Eccola qua. Eccola qua Leonardo. 9,130, in questo momento sta facendo gli 11,50%. Io su Leonardo sono dentro da ormai forse un anno e mezzo, forse di più, non mi ricordo. Perché? Perché era scesa tantissimo, ma soprattutto è un'azienda che dal mio punto di vista può fare davvero tanto. E guardate qua dove siamo. Siamo a 9 euro in questo momento, siamo lontanissimi dai massimi più vicini storicamente, quelli di 2 anni fa, di 11,88, e vedete che in realtà Leonardo ha toccato momenti anche più interessanti. Qui proprio eravamo nel 2017, intorno ai 16 euro. E vediamo se c'è, non c'è, non ho altra storia in cui non va più indietro il grafico, però vedete che insomma Leonardo tendenzialmente ha una potenzialità enorme, davvero, soprattutto poi in questo momento che davvero ci sta dicendo che il mondo è quasi del tutto impazzito. Vabbè, detto questo, quindi situazione particolare che beneficia ovviamente le aziende di questo tipo Leonardo, poi ce ne possono essere altre, c'è un'altra azienda, diverse aziende americane ovviamente del settore della difesa. Scusate, allora, della difesa che dicevo, aziende americane, mi ero un attimo distratto, una può essere per esempio Raytheon Technology Corporation, un'altra azienda del settore della difesa, qui ovviamente siamo negli Stati Uniti, vedete che ha avuto una crescita abbastanza costante e soprattutto in questo ultimo periodo, a partire proprio dal novembre 2021, sta tornando davvero a macinare. E a crescere molto molto velocemente. Siamo adesso a 98 dollari, ha toccato diversi massimi, ma vedete che abbiamo minimi sempre più alti rispetto a massimi sempre più alti, quindi significa che qui siamo davvero in un trend abbastanza rialzista. Poi magari società di cyber security, quindi una potrebbe essere Fortinet, per dire. Vediamo come sta andando Fortinet, e non benissimo devo dire. Fortinet in questo momento si sta un pochino
sta un pochino soffrendo, un po' perché fa parte delle aziende tech, così come sta soffrendo il Nasdaq, e quindi probabilmente sta soffrendo un pochino anche Fortinet. Andiamo a vederci per esempio Akamai, Akamai Technology, fornitore di apparati di rete di vario tipo, e anche questa è un'azienda che potrebbe avere un discreto successo nel proseguio del periodo del 2022, perché fa parte appunto di quelle aziende che in qualche modo danno apparati per la rete, apparati quindi che servono anche per la sicurezza di rete, quindi tutte quelle aziende che potrebbero in qualche modo beneficiare da questa situazione, una tra le quali potrebbe essere Cisco, che è molto molto bistrattata, molto molto dicevo Cisco è un'altra azienda molto interessante che secondo me ha un potenziale enorme, anche Cisco, e ha una quotazione davvero tutto sommato appetibile, perché non siamo su livelli estremamente alti, e anche qui guardate che crescita che ha fatto dal novembre 2020, poi adesso si è andato un po' ad assestare il prezzo, guardate, ha continuato a rimbalzare qui intorno ai 52 dollari, vedete, utilizzando questo livello proprio come supporto, e se vedete un po' sta cercando di consolidare un pochino, però davvero Cisco è un'altra azienda davvero interessante da tenere in considerazione, e poi così ce ne sono tante altre, e ovviamente non fanno sconti le aziende del settore green, quindi tutto quello che è green ve lo dovete andare a cercare un pochino. Io ve l'ho fatto vedere ieri, c'è SunPower, c'è Canadian Solar, c'è Run Solar, ce ne sono tantissime. Quindi qualche dubbio, ripeto, ce l'ho sul mercato cinese in questo momento, perché potrebbe far parte, potrebbe cominciare a da una parte a guadagnare da una partnership esclusiva con la Russia, ma dall'altra parte potrebbe soffrire un po' le pressioni americane, quindi siamo in una situazione estremamente di stallo, estremamente complicata. Detto questo, andiamo a vedere un pochino cosa sta succedendo sui listini, quindi torniamo un pochino indietro, andiamo a vedere quello che sta succedendo. Nasdaq più 0,64%, un giorno si sale, un giorno si scende, ieri si è scesi, oggi sembra che il listino e i tecnologici, soprattutto i future americani, siano indirizzati verso un'apertura al rialzo. Nasdaq è più 0,63%, l'S&P 500 più 0,30%, e vediamo un pochino, abbiamo FTSE MIB più 0,88, DAX più 0,97, UK più 0,95, anche l'Europa oggi sembra rimbalzare un pochino. Qui adesso si sono riazzerati i dati sui listini asiatici, ma erano abbastanza in rosso questa mattina, soprattutto guardate qui l'Hang Seng Tech, mi ha fatto meno 4,28 proprio per quello che vi stavo dicendo sulla questione in cui molte aziende tech temono questa mossa della SEC. In realtà è una mossa che per il momento non è detto che avrà un seguito, probabilmente non si potrebbe arrivare a un delisting vero e proprio di queste aziende. Sono 5 aziende, e vi dico anche quali sono delle 5 aziende che sono sotto la minaccia, diciamo, di delisting, che sono eccole qua. Allora, sono Beijing, c'è cioè Yum, poi c'è Zilab, ACM Research e ACMED China, aziende che per me sono completamente sconosciute, però ripeto, magari a qualcuno diranno qualcosa, però bisogna un attimino anche questo sempre mettere sotto pressione, mettendo così sotto pressione il mercato asiatico, il mercato cinese, per me diventa comunque ancora un settore rischioso, ancora un mercato rischioso su cui investire, per cui non lo so davvero se fidarmi o meno, diciamo, di questa opportunità. Torniamo su quello che sono gli listini occidentali, almeno per il momento, e vediamo un po' quello che sta succedendo. Allora, qua in realtà abbiamo visto che siamo ancora in una situazione estremamente di ribasso, ma siamo sul Nasdaq, ma c'è un ma, perché non siamo arrivati a questi livelli qua, vi ho segnato 12.376, vedete 12.300, ma qui c'è stato qualcosa. Allora, qui c'è stato un massimo più basso e poi un altro massimo più basso, tendenzialmente, quindi siamo in una trend ribassista. Poi abbiamo avuto un minimo,
un minimo più basso e qui attenzione, abbiamo avuto un minimo che è stato leggermente in controtendenza rispetto a quest'altro minimo qua. Ora, questo non vuol dire che qui si sia finito di scendere perché le sorprese sono sempre dietro l'angolo, come abbiamo imparato a vederlo anche a nostre spese, ma di certo qui cominciano ad esserci dei segnali interessanti, è quello che vi dicevo. Quindi là dove, malgrado il rialzo dei tassi, malgrado tutto, il mercato americano potrebbe essere ancora un mercato su cui tornare a guardare, malgrado tutto. C'è da dire che se poi andiamo a vederci un pochino la parte storica, allora prendiamoci un po' di visione storica, andiamo sul mensile. Andiamo sul mensile, perché andiamo sul mensile? Perché vi faccio vedere, qui siamo sul grafico logaritmico e vi faccio vedere il trend primario logaritmo che parte qui da 2009 e guardate dove siamo. Siamo qua al 2022 e vedete che il mercato continua a stare sopra al trend. Quindi tutto sommato ancora, malgrado tutto, malgrado il Covid, malgrado la guerra e quant'altro. Qui abbiamo toccato il trend a dicembre 2018, quando c'era stata la grande discesa, e poi abbiamo toccato lo stesso trend, l'abbiamo toccato qui sul Covid, guardate, a marzo 2020, con uno spike però, con uno spike, quindi significa che non c'era andato proprio in maniera estremamente decisa, ma con uno spike e poi è tornato indietro. Adesso vedete che siamo abbastanza lontani da questo trend primario, quindi per il momento non c'è ancora un vero e proprio crollo dei mercati, per come lo vogliamo intendere, non c'è ancora un ritracciamento pesante. Qui, se davvero ci dovesse essere un ritracciamento, sarebbe estremamente più forte, estremamente più veloce. Guardate dove potrebbe tornare, da 14, da dove si trova adesso, 13.000, intorno ai 7.000, 7.009. Questo potrebbe essere un ritracciamento interessante. Per il momento questi sono soltanto schermaglie ancora, diciamo, via, tutto sommato. E detto questo, torniamo un attimino al grafico giornaliero. Stavo facendo un po' di ipotesi sulle opportunità, e opportunità che possono venire anche dal Forex. Quindi andiamo un attimino, anzi, non ci serve questo, andiamo direttamente qua, Euro USD, eccolo qua. Eccolo qua, 1,98 e 42. Allora, c'è da dire una cosa, qui adesso il grafico è un pochino sporcato perché ovviamente è stato molto molto lavorato e prendiamo il settimanale, prendiamo un attimino il settimanale, eccolo qua, allarghiamolo un po', ecco. Allora, vedete che se prendiamo il grafico storico, vedete che c'era questa trend line dinamica discendente su cui l'euro-dollaro è andato più volte a sbattere fino a qui, fino a quando siamo arrivati più o meno a ottobre, settembre-ottobre 2020. Poi, dopodiché, l'euro è passato alla riscossa, ha cercato di recuperare posizioni e ci è passato sopra. Ora è tornato indietro e vedete che è tornato a insistere su questa trend line utilizzandola come supporto. Allora, c'è da dire che il supporto in sé non è particolarmente forte. E soprattutto andiamo sul mensile, eccolo qua, andiamo sul mensile, cosa possiamo vedere? Vedete che siamo proprio con questa candelona di mese di marzo, guardate che candelona importante, è andata proprio a sfondare il supporto e poi a tornarci indietro, si sta appoggiando su questo supporto, ma quello che ci dice il grafico, ci dice che l'euro potrebbe non aver finito ancora di soffrire, perché guardate qua, qui ci sono delle strutture a 1,07. Ma ci sono delle strutture più importanti e storiche qui a 1,05, quindi in questo momento diciamo c'è ancora spazio volendo per l'euro per poter scendere e bisognerà fare attenzione. Se guardiamo addirittura gli oscillatori sul mensile, vedete che siamo ancora in una fase ribassista, vedete anche l'RSI ci sta dicendo che siamo ancora in una fase discendente e che non potremmo anche non aver finito di scendere. Quindi anche sull'euro-dollaro bisognerà fare diverse considerazioni, sfruttare i rimbalzi oppure guardare il lungo termine e puntare ancora una volta verso lo short. Chi lo sa? Ovviamente non lo sappiamo, quindi stiamo facendo una serie di considerazioni. Guardando il grafico in questo modo, io certo mi sentirei più confidente nel dire che qui ci potrebbe essere un rimbalzo di breve,
Ma tendenzialmente sul lungo termine mi aspetterei ancora un po' di flessione da parte dell'euro e molto probabilmente andare a toccare 1,07-1,05 potrebbe non essere così assurdo. Torniamo a parlare di materie prime col gas, perché il gas naturale americano oggi sta in leggero recupero, ieri è tornato a salire un pochino, rimbalzando sulla media a 21 periodi, ma guardate qua, oggi sta recuperando un pochino, ma si è fermato intorno ai 4,74, poi è tornato indietro proprio su questa linea qua di resistenza e siamo sempre dentro questo triangolo che ci dovrà dire all'uscita se il trend finale sarà ascendente o discendente. Tendenzialmente, vista la stagionalità, scusate, la stagionalità dovrebbe essere discendente, ma ieri i dati sulle scorte del gas americano non sono stati per niente buoni, quindi questo ha dato una spinta verso l'alto al prezzo, seppur non altissima, non molto significante, ma una spinta c'è stata. Oltretutto il livello di open interest sul gas americano è estremamente confuso, nel senso che non si sa bene ancora che strada voglia prenderci, ho visto diversi posizionamenti sia verso l'alto che verso il basso, quindi davvero c'è molta confusione. Dopo il gas, andiamo a vedere un pochino cosa sta facendo il gas europeo che torna a scendere per la seconda giornata consecutiva, finalmente, e siamo a 126 euro per megawattora, ma deve scendere ancora tantissimo. Recupera qualcosina il petrolio dopo le due discese di questi giorni, da quota 127-128 fino ad andare a toccare qua il livello di 104. Adesso sta recuperando un pochino, qui c'è tanta confusione perché i paesi arabi come l'Arabia Saudita e gli Emirati pare che abbiano chiuso la porta in faccia a Biden e non vogliano trattare sull'aumento di produzione in ripicca di quanto Biden aveva detto su quello che era successo in merito allo Yemen, quindi alla guerra che si sta facendo con lo Yemen, perché ricordiamoci che ci sono altre guerre che si stanno combattendo e non c'è solo questa. E poi in merito anche all'omicidio Khashoggi che su cui insomma, si era espresso con parole estremamente, diciamo, poco lodevoli nei confronti dell'Arabia Saudita, e questo ovviamente gli arabi se lo sono legati un po' al dito, adesso cercano di fargli pagare questo scotto, però anche qui la situazione è estremamente complicata. È sempre fermo il mercato del nickel per quanto riguarda il London Metal Exchange, quindi siamo ancora fermi qui. E mentre sta continuando quello sul mercato indiano e siamo in discesa ormai da 4 giorni, quindi tendenzialmente diciamo, dopo questo spike è portato a 5.610 rupie che dovrebbe essere adesso magari qui siamo al chilo, lo riportiamo a dollari così almeno lo vediamo in macchina in maniera comparabile, lo portiamo anche sulle tonnellate, eccolo qua. Siamo intorno ai 36.000 dollari per tonnellata, quindi tutto sommato rispetto al prezzo che c'è sul London Metal Exchange, il prezzo in questo momento sembra essersi un pochino placato, poi staremo a vedere un po' quando e se riaprirà in che condizioni. L'alluminio, che è un altro di quei metalli che è sotto l'occhio del ciclone, perché ovviamente fa parte di quei metalli particolari di cui la Russia ne è particolarmente ricca, dopo 3 giorni e 4 di discesa, oggi è un pochino incerto. Il grano si è un pochino placato, ma siamo ancora molto molto alti, siamo sopra i 1113 dollari, comunque siamo a 1113 dollari per bushel e qui siamo ancora a livelli molto molto alti. Ricordate, siamo oltre questo target che io mi ero prefisso per il 2022 e siamo arrivati molto di più perché qui ovviamente non c'era stata la previsione della guerra. Scende un pochino la soia, vediamo un po' quello che sta facendo il mais. Il mais che continua a salire, anche qui un problema enorme anche dal punto di vista del mais. E poi vediamo un po' che altro possiamo andare a guardarci. Il platino, no, guardiamo il palladio, perché il palladio è un altro di quei metalli che era stato, eccolo qua. Era stato sotto l'occhio del ciclone, è stato sotto l'occhio del ciclone e continua a esserlo, è tornato a 3.000 dollari, guardate qua, 3.950, sono ancora sui massimi, non massimi storici, ma comunque massimi estremamente interessanti. Guardate qua che livelli, ah no, sono massimi storici invece perché
Non c'era, è vero, perché il massimo l'aveva toccato qui proprio a febbraio 2008 e 99, e poi c'era stato qui a maggio, e adesso ha bucato enormemente i massimi. Quindi sì, è davvero anche qui una situazione estremamente complessa, per cui il motivo di cui dicevo prima di guardare verso le materie prime sarà una delle opportunità, ed è quello che sto facendo ovviamente continuamente. Si placa l'oro, torna sotto i 2000 dollari, ma è normale dopo questa grande galoppata. Le prese di posizione sull'oro sono più che normali. Ma te, cripto che non fanno più da, come vi ho già visto da un po' di tempo, non sono più un bene rifugio, ma adesso stanno un po' soffrendo in questi giorni. Dopo la grande salita dell'altro giorno, il Bitcoin aveva fatto ben sperare tornando verso i 42 K, guardate un po' dove è andato a sbattere il Bitcoin, proprio su questo livello qua, proprio su questa neckline di questo testa e spalle, che adesso si sta rivelando una resistenza piuttosto forte, vedete, su cui il prezzo continua in qualche modo a insistere e non riesce a bucare. Quindi, tornato indietro, qui novità ci sono che l'ordine esecutivo diramato da Biden sulle criptovalute, che in realtà è un ordine esecutivo, non è una legge, ha detto soltanto di a tutte le agenzie che si occupano di, in qualche modo di finanza e quant'altro, di fare attenzione, di garantire i consumatori, quindi gli investitori, piccoli investitori, insomma un po' di regole di guida che abbiamo, un po' di regole guida che abbiamo elencato ieri, ma in realtà nulla di grave rispetto a quelle che erano state le parole della Yellen di qualche mese fa. E quindi per il momento c'è soltanto un po' di depressione dovuta a più che altro incertezza di investimenti, non ci sono molti movimenti particolari qua. Bene, per il momento è tutto, spero che questo video vi sia stato utile come sempre, e vi raccomando, andate a iscrivervi al mio canale, perché ovviamente dovete supportare il mio canale, se mi supportate io riesco a fare ovviamente più video e a darvi qualche indicazione anche utile, se sperando che siano utili. Come sempre, ci vediamo con i prossimi aggiornamenti. Sotto nei link in descrizione trovate tutti i miei canali social, quindi venite su eToro, venite su Trading, venite su Telegram se volete vedere le analisi tecniche giornaliere, le varie discussioni, le varie news. E ci vediamo ai prossimi aggiornamenti. Stay tuned, the finger crossed. Ciao a tutti!